Maurizio Sciarrini è una bella esperienza, questa è una grande occasione per questi ragazzi. Beh, la vittoria dello sport oggi, sinceramente, è la testimonianza che lo sport è oltre ogni barriera, oltre ogni preconcetto, pregiudizio e discriminazioni e quant'altro. Lo sport unisce tutti quanti e quindi oggi è la prima amichevole di questi ragazzi e sinceramente per noi che li vediamo, li seguiamo tutti i giorni è una gioia, è una grande soddisfazione vederli in campo che giocano felici e contenti. Giuseppe Nicolai, tu sei l'allenatore Sì. della squadra che nasce dal progetto della Caritas volto all'integrazione dei ragazzi richiedenti asilo politico tramite, chiaramente, l'integrazione tramite lo sport, in questo caso il calcio. Raccontaci un po' l'esperienza di vivere questo progetto. Esatto, sicuramente ecco, un'esperienza, partiamo che è un'esperienza positiva. E nasce appunto questo progetto con la Caritas e due cooperative, Laboratorio Idea e San Martino. Appunto abbiamo scelto il calcio, diciamo, perché è forse lo strumento che è anche più facile, non dico da insegnare, ma che piace più a tutti, ecco, magari che coinvolge più persone sicuramente. E, diciamo, siamo quasi giunti alla fine di questo primo tranche che era un progetto che prevedeva 200 ore e pensiamo, no, sicuramente ci sarà un proseguo con altri ragazzi e, diciamo, non è stato solo una crescita calcistica dei ragazzi, ma magari rispettare le regole, eccetera, sicuramente anche migliorare l'italiano. E diciamo che li ha sicuramente cambiati in meglio, quindi diciamo che ecco, siamo tutti abbastanza soddisfatti. Oggi, al di là di come andrà la partita, che insomma, però li vedo emozionati, è bello, è una cosa, c'è cioè, quell'emozione sana, quindi è stato piacevole, ecco, mi hanno regalato parecchie cose. Poi oggi in campo vedremo se quello che hanno assimilato, mi basterebbe la metà di quello che gli ho insegnato. Siamo Morigoni dell'Associazione di Volontariato San Martino. Arriviamo a un punto importante di questo progetto perché i ragazzi finalmente hanno l'occasione di confrontarsi, no? Con una squadra vera. Sì, certo. Sono molto entusiasti di questa cosa perché infatti adesso agiscono, vanno direttamente sul campo dopo un periodo di allenamento. Dove loro sono stati veramente molto bravi, si sono impegnati molto, hanno rispettato e imparato le regole del gioco e quindi diciamo che questa partita adesso è diciamo, bel traguardo, per poi continuare, spero anche. Comincerà un altro ciclo poi, no? Sì, comincerà un altro ciclo, altri ragazzi verranno inseriti dentro questo E progetto. questi ragazzi invece? Questi continueranno ancora, quindi in parallelo ne porteremo avanti due in realtà, e sperando, ecco, di continuare sempre così. Com'è questa esperienza di giocare contro una squadra vera? Sì, perché mio ragazzo lì Dai, di dona corsa pallona. saltè, dai. Dopo Dai, di corsa e io saltè. vai, vedo che lui dona ancora, io tira diretto. No, dicevo, ti è piaciuto fare, nel senso, ti è piaciuta questa Sì, cosa? sì. Tu che mi dici? Sì, è stata una bella partita perché noi, la nostra squadra, abbiamo giocato bene, i ragazzi hanno giocato benissimo contro l'altra squadra che è più forte di noi. Quindi, bravo ai ragazzi e speriamo che l'altra partita, la seconda partita, facciamo meglio. Com'è Grazie. stato fare gol? Oh, perché io sono stato in un spazio, nessuno mi attacca. E quando lui mi dà la palla, fiu, gol, tirato. Perfetto. Grazie. Salif, l'importanza di organizzare, disputare amichevoli come quelle di questa sera contro una squadra di ragazzi, di richiedenti asilo. Eh sì, è una cosa importantissima, soprattutto per ragazzi, magari alcuni che sanno anche giocare a calcio, ci proveranno magari a provare ad arrivare magari a livelli un po' più alti. È una grossissima iniziativa che va portata al cuore.
sport e integrazione, quanto è importante lo sport per crescere anche sul piano dell'integrazione? Eh sì, lo sport comunque ci porta a fare delle belle cose, lo sport ci ha sempre insegnato delle cose belle, anche magari nelle cose cattive, soprattutto quando si perde, però in generale lo sport va sempre portato nel verso giusto, lo sport ha sempre portato allegria e... Romeo Papini, questa è un'occasione importante per voi del Ferentillo, ma anche per questi ragazzi, no? Che hanno l'occasione di confrontarsi con una squadra vera in una partita vera. Sicuramente, è un'occasione per entrambi, per noi comunque è sempre un motivo positivo dare l'opportunità a questi ragazzi di essere qua e di confrontarsi con i nostri, quindi siamo contenti di fare, assolutamente contenti di fare questa amichevole. Quanto aiuta l'integrazione il calcio? Il calcio diciamo che lo può aiutare molto, sicuramente può aiutare molto l'integrazione, certo se si riuscissero a fare più spesso questi tipi di partite, questi tipi di eventi, si riuscirebbe anche a dare un po' di risalto a questo tipo di discorso.